Diteci proprio come ha fatto una nostra amica che ha scritto appunto la sua mail e ci dice questo. Ciao detto fatto, ho 30 anni e dopo un periodo in cui ho lavorato come impiegata vorrei aprire un'attività come imprenditrice per seguire le mie passioni. Ho sentito parlare del fondo impresa femminile e vorrei sapere se può fare al caso mio. Grazie. Marilena da Forlì. Allora Marilena, noi come sempre diciamo abbiamo chiamato le tutor che fanno al caso tuo, sono le nostre esperte in economia, loro sono Manuela Donghi e Silvia Sgravatti, eccole qua. Bentornate ragazze. Grazie, grazie. Sempre elegantissime, meravigliose, complimenti. Come state? Auguri a tutte le donne, naturalmente. Come state? Tutto a posto? Tutto bene? Molto bene, sì. Allora ragazze, io so che voi avete veramente delle buone notizie proprio sul fronte dell'imprenditoria femminile. Chi vuole cominciare? Allora parto io. Noi veniamo sempre a dare buone notizie, Bianca. E no? Meno male, perché meno in questo male. Periodo ne abbiamo proprio bisogno. Esatto, cerchiamo di farlo quantomeno, esatto. Dai. Allora, fondo d'impresa femminile innanzitutto garantisce dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti agevolati a tutte le imprese femminili in Italia. Intanto vi do un numero giusto per fotografare un po' quella che è la situazione nel nostro paese. Solo un'azienda su sei in Italia è guidata da donne, quindi già insomma ti fa capire quella che è la situazione attuale del nostro paese. Infatti abbiamo detto che dobbiamo fare molto ma molto di più, perché tutte queste conquiste fatte sono ancora un po' lente, quindi dobbiamo ancora darci da fare per riuscire a ottenere, come dice questa Spilletta, l'uguaglianza, che è molto importante, uguali ma diversi. Allora, vediamo. Questo contributo sostanzialmente da una parte incoraggia tutte le aziende che vogliono insomma nascere, come ad esempio la nostra telespettatrice che ha questo desiderio, direi che è il momento giusto per concretizzarlo. Dall'altra parte però è anche un consolidamento alle aziende femminili che già esistono. Il nostro governo ha stanziato 160 milioni di euro divisi 38,8 milioni per incoraggiare tutte le aziende appunto che hanno voglia di aprire questa nuova attività, sempre parlando al femminile, e 121,2 milioni invece per consolidare le aziende composte da donne che già esistono e che hanno più di 12 mesi. Quindi ovviamente il governo in qualche modo vuole aiutare le donne a prendere coraggio, come la nostra telespettatrice, a iniziare questo percorso nuovo. Allora io vi chiedo ancora più nel concreto, quali sono i requisiti per poter avviare questa richiesta da parte di una donna? Allora, ci sono quattro categorie di beneficiari, quindi che possono richiedere questo fondo per poter avviare o comunque rinforzare l'attività. La possiamo vedere anche con una grafica, andiamo a vedere nel dettaglio. Intanto parliamo di cooperative e società con almeno 60% di donne, di presenza di donne, oppure società in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 2/3 di donne, quindi per la maggioranza, oppure parliamo di aziende, imprese con titolare una donna, oppure è rivolto a lavoratrici autonome. Quindi oltre all'attività insomma imprenditoriale da parte del capo, che dovrebbe essere una donna, poi dovrebbero lavorarci all'interno anche tante altre donne, giusto? Soprattutto ai vertici, appunto, abbiamo parlato di consiglio di amministrazione, okay. Quindi coloro che prendono le decisioni proprio per l'azienda. E siccome qui abbiamo la nostra imprenditrice d'eccezione, che è la nostra Carla Gozzi, credo che voglia chiedervi qualcosa. Sì, un argomento molto interessante. La mia azienda ha più di 10 anni, tutta di donne, e rispettando anche i tempi delle donne, perché alcune hanno figli, insomma, certo. Quindi cercando di essere sempre molto flessibili. Questo fondo ha delle caratteristiche specifiche? Cioè, ci sono dei settori che possono accedere a questo fondo? Fondo è invece più aperto? La bella notizia è che il range è molto ampio. Complimenti intanto per l'attività che comprende tante donne. Peraltro appunto le donne hanno varie fasi della vita, quindi la flessibilità è assolutamente doverosa quando si parla di imprese. Come dicevo, il range è molto ampio. Parliamo di produzione di beni, per esempio per il settore dell'industria, dell'artigianato, del settore agricolo. Faccio giusto un inciso: settore agricolo che in questo momento è molto sotto pressione per il rialzo dei prezzi proprio delle materie prime, quindi ancora di più si possono chiedere dei fondi. Però davvero possiamo ampliare ancora di più. Parliamo di imprese che per esempio forniscono servizi per X settori. Ne cito due su tutti, Carla: settore del commercio e del turismo. Perché cito questi due? Perché sono settori che sono stati fortemente penalizzati da questi 2 anni di crisi pandemica. Agenzie di viaggio, non abbiamo potuto viaggiare, ma anche adesso ci si muove un po' a rilento, e quindi insomma è un po' ossigeno che arriva, no, per così dire.
Grazie ovviamente ragazze per queste info, ma voglio saperne ancora di più, perché come faccio a leggere nel dettaglio proprio questo bando? Dove posso andare a parare? Informazioni dettagliate, super dettagliate, oltre ovviamente anche alla piattaforma dove si potrà presentare la domanda. Ancora non è disponibile, ma a breve lo sarà, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, mise.gov.it. Quindi semplicissimo. Mi raccomando, segnatevi questo, fate la foto al cellulare qualora dovesse uscire insomma impressione, www.mise.gov.it. Allora, noi abbiamo parlato tante volte, ragazze, mai come in questa giornata io vorrei ritornare sull'argomento, perché abbiamo sempre parlato di questo grande divario che esiste nel mondo, in vari settori, proprio tra gli uomini e le donne. Purtroppo è un divario molto ampio ancora, soprattutto nel settore dell'impiego. Volete darci qualche numero? Sì, allora, innanzitutto, anche in questo caso, purtroppo devo dire che l'Italia è fanalino di coda da questo punto di vista. Intanto ci mostra una fotografia, direi paradossale, l'ultimo rapporto del consorzio interuniversitario di Alma Laurea, il quale innanzitutto dovete sapere che il 60% delle persone che si laureano in Italia sono donne. Hanno un percorso formativo e didattico molto più regolare, molto più veloce degli uomini, e devo dire che anche la valutazione finale, cioè escono con una laurea maggiore rispetto al mondo maschile. Quando però si interfacciano nel mondo, nel settore del lavoro, e questo appunto è il paradosso, in realtà come sempre vengono maggiormente valorizzati gli uomini, quindi hanno dei ruoli dirigenziali sicuramente migliori, hanno il 20% in più di stipendio. La pandemia non ha aiutato ovviamente la situazione per le donne, e poi ricordiamo... Come vi spiegate questo divario nello stipendio? Un pensiero personale, perché mi incuriosisce molto questo aspetto, perché un uomo dovrebbe guadagnare di più? L'avremmo buttata lì tra un po', proprio come buon auspicio, perché la mentalità purtroppo deve essere cambiata. Il retaggio culturale è la cosa più complicata da modificare. Spesso, ed è giusto per carità che ci siano delle giornate come queste in cui si ribadiscono delle questioni, ma non dovremmo essere neanche qui a parlare del fatto che occorrano diritti identici, dovrebbe già essere così. E che ne diciamo tutti, dai, probabilmente anche tu Bianca lo noti ogni giorno, negli occhi di chi ci guarda, notiamo comunque una certa distanza ancora, è proprio la mentalità, e quindi automaticamente se la mentalità parte da, ancora da un livello di anni fa, perché diciamo cioè, siamo nel 2022 e dovremmo essere molto più avanti, beh, è chiaro che quando si devono scegliere persone da inserire in un'azienda si dà la precedenza a uomini, banalmente, perché l'uomo non resta incinta, non ha bambini e quindi non si assenta dal lavoro. Diciamo anche che il governo, e ne abbiamo parlato mi pare in qualche puntata qui a Detto Fatto, sta cercando di risolvere la situazione, sta monitorando le aziende che danno sempre più valore e che ovviamente introducono nei propri settori le donne, adesso il fondo di impresa femminile, quindi diciamo che qualche passo in avanti, seppur piccolo, stiamo facendo. E io vorrei sottolineare un'altra cosa, perché spesso quando si parla della giornata della donna, internazionale della donna, qualcuno storce il naso e dice ah no, perché non esiste la giornata della donna, non dovrebbe più esistere, no, dovremmo essere sempre insomma valorizzate nei 365 giorni dell'anno. Però io vorrei approfittare di questa giornata invece per ribadire proprio questo concetto. Usiamo questa giornata per ribadire il concetto di uguaglianza tra gli uomini e le donne. Infatti proprio per questo la RAI ha lanciato questa campagna molto importante che si chiama Uguali e Insieme. E questo è il simbolo di questa campagna, che è il simbolo dell'uguale, per ribadire proprio che non dovrebbero esistere queste differenze e queste disparità, anzi dovrebbero essere completamente azzerate, eliminate. E tutti noi abbiamo questa spilletta, e come avete visto anche attraverso i nostri canali social abbiamo cercato di sponsorizzare questa iniziativa perché era molto importante. Addirittura c'è Giampaolo che ha la t-shirt con il simbolo stesso. Non so se Carla, se Jonathan, se Rossella e Giampaolo hanno una domanda per voi. Rossella voleva fare una domanda. Proprio sullo stipendio, effettivamente io non so se c'è questa giornata che è stata fatta proprio dall'Unione Europea anche in America, l'Equal Pay Day, cioè che simboleggia la giornata in cui la donna continua a lavorare ma non percepisce più stipendio, mentre l'uomo continua a lavorare e continua a prendere lo stipendio, e la differenza è di circa 2 mesi, quindi la donna continua a
purtroppo a percepire di meno. Allora io mi domando, a mia figlia che adesso incomincia a essere adolescenza e deve scegliere comunque un lavoro, come faccio io a dire non ti preoccupare che tra qualche anno comunque tu avrai gli stessi diritti, avrai lo stesso stipendio e lo stesso accesso che hanno anche gli uomini al mondo del lavoro? Allora, intanto incrociando le dita speriamo che tra qualche anno qualcosa sia cambiato veramente, cioè lo diciamo con un sorriso. Ne siamo certi. Un po', siamo certi. Esatto, un po' amaro oggi, ma insomma tra qualche anno. Si muove, diceva qualcuno. Si muove, esatto. Ma allora ci sarebbero tanti suggerimenti. Forse il consiglio è questo, sai, a volte, ma questo è umano e sarà capitato a tutti, notiamo magari sul lavoro degli atteggiamenti ancora maschilisti, no? Però non abbiamo coraggio di dirlo. Perché? Perché abbiamo paura di perdere il lavoro, perché abbiamo paura di essere messe ancora più da parte. Invece magari tutte insieme, è ovvio che deve essere gestito dalla collettività, perché sennò altrimenti ci va di mezzo il singolo. Imparare sempre di più a parlare e a dire, a non aver paura, a farsi valere, no? Che sembra qualcosa di retorico, ma in realtà poi si trasforma in un atto pratico se lo facciamo tutti insieme. Sì, e quindi ben venga la giornata delle donne per ricordare anche a tutte quelle giovani donne che tra qualche anno saranno insomma protagoniste del mondo del lavoro, di non mollare, di farsi valere, perché prima o poi ce la faremo, no? Assolutamente sì, ne abbiamo fatta di strada, insomma, dalle suffragette, esatto, insomma, sì, ne è passata di acqua sotto i ponti. Giampaolo, voglio sentire se ci sono delle domande da casa. Ci sono domande, tra l'altro vorrei ricordare a tal proposito che la notizia meravigliosa di questi giorni, in un ambiente maschile per antonomasia come il calcio, negli Stati Uniti è stata raggiunta per la prima volta la parità salariale, quindi i calciatori maschili e femminili verranno pagati allo stesso modo. Un mondo maschile è una cosa meravigliosa. Speriamo che accada anche in Italia, esatto. Ma dopo ne parleremo, perché avremo un ospite molto particolare. Allora veniamo alla domanda. Sono in dolce attesa. L'altro giorno ero dal ginecologo e ho sentito una delle mamme dire che il bonus mamma, il premio per le nascite, è stato cancellato. È così? Un abbraccio e tanti auguri a tutte le fantastiche donne presenti in studio, da Camilla. Grazie. Allora, assolutamente non deve spaventarsi, perché è semplicemente stato assorbito dall'assegno unico universale. Il governo ha, diciamo, unito tutti quei bonus a favore della famiglia all'interno di questo unico assegno, quindi non prevede soltanto il bonus bamme domani, ma c'è anche il bonus bebè, ad esempio, piuttosto che le detrazioni fiscali per i figli entro i 21 anni, il bonus per le famiglie che hanno tre figli minorenni, insomma tutto quello che è pro famiglia è dentro questo assegno. È molto semplice, dovete andare sul sito dell'INPS e farne richiesta. Tra l'altro una buona notizia è che chi ha fatto questa richiesta già tra gennaio e febbraio, dal 15 marzo al 21 dovrebbe iniziare a ricevere il pagamento, quindi insomma anche in questo caso il governo sono velocizzati anche i tempi. Sì. Allora ragazze, io volevo approfittare della vostra presenza per ricordare un'altra campagna molto importante. Purtroppo i fatti di cronaca di questi giorni raccontano veramente tante storie, tra cui tante storie di madri, di mogli, di donne coraggiose che stanno cercando in qualche modo di difendere la propria famiglia, i propri figli e di tutelarli da questa guerra che speriamo tutti nel nostro cuore che finisca prima possibile. Allora io vi voglio ricordare il numero solidale, che è il 45525. Mi raccomando, aiutiamo il popolo ucraino. Ricordatevi che con un piccolo gesto possiamo fare veramente tanto. Grazie, grazie, grazie. Ragazze, vi ringrazio, voi grazie a te. Tornate presto però, perché grazie. Ci mancate. A presto, grazie. 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 Buon 8 marzo. Grazie.